Inaugurata venerdì 14 ottobre la mostra Canto, le armi e l'uomo, 100 anni con Beppe Fenoglio. Visitabile alla Fondazione Ferrero di Alba fino all'8 gennaio 2023. Nel nostro servizio l'intervista al professor Luca Bufano che con Danilo Manassero ha curato la realizzazione del percorso espositivo. La linea guida è stata quella di presentare Fenoglio, scrittore, nella sua complessità, senza pretendere di formulare interpretazioni critiche o di fare un'antologia della critica, ma di presentare la sua biografia letteraria, quindi organizzata in 8 sezioni, ciascuna delle quali cerca di fare chiarezza dando la voce a Fenoglio, entrando nel laboratorio, nella cucina dello scrittore e mostrando i suoi ingredienti, cioè le sue fonti letterarie o i suoi tempi di cottura, cioè le fasi redazionali delle opere. Non ha un intento divulgativo, didattico. Presentare lo scrittore nella sua complessità e unicità, da qui anche deriva il titolo, che come ho detto prima, insomma, non è una celebrazione delle armi, ma è un riferimento all'influenza dell'epica classica e moderna nella sua opera, che è qualcosa che lo distingue da tutti gli altri scrittori della sua generazione. Lei ha messo l'accento sulla complessità di questa mostra, forse proprio nelle interconnessioni tra i vari elementi che sono presenti, e tra questi pare che ci sia anche il cinema, oltre alla musica naturalmente, Over the Rainbow, che diciamo è abbastanza famoso rispetto all'opera fenogliana, ma il cinema sembra avere avuto anche un ruolo. E certo, Fenoglio amava il cinematografo, infatti nel primo romanzo che presentò a Einaudi era chiaramente influenzato dal cinematografo e da certi film che amava in quel periodo. E quindi per esempio c'è Giungla d'asfalto, ci sono videoclips di Giungla d'asfalto, c'è un cartellone di Mezzogiorno di fuoco che non lo cita, però ovviamente ha un riferimento col titolo del racconto Un giorno di fuoco, e quindi ecco, ci sono diversi videoclips, ovviamente c'è quello famoso che ha ricordato di Judy Garland che canta in The Wizard of Oz. E, insomma, come per i libri, per i quadri, per il paesaggio che ho detto, abbiamo cercato di mettere in mostra quello che lui guardava, perché appunto fa parte di quel tentativo di entrare nel laboratorio dello scrittore, quindi di mostrare quali erano le suggestioni che lui riceveva da quello che vedeva, leggeva, amava, ecco.